La seconda giornata di lavori del Consiglio regionale è ripresa con il dibattito sui danni causati dalle alluvioni. C'è convergenza sull'importanza della prevenzione e della difesa del territorio. Lo sforzo deve essere quello di fare in modo che episodi del genere non abbiano più a ripetersi e che, voglio dire, le risorse siano sufficienti in un momento di congiuntura per riportare ad economia uno dei pezzi della nostra regione più in grado di produrre economia, agricoltura, turismo. Tempi lunghi per tornare alla situazione antecedente alle alluvioni e la necessità di risorse ingenti che non ci sono. Giudicata positiva la dichiarazione dello stato di emergenza, ma serve una maggiore attenzione del governo centrale. Un giudizio positivo anche per il lavoro messo in campo dalla Giunta. Tra i consiglieri anche chi punta il dito sulla mancanza di controlli e su precise responsabilità. Quello che è mancato nel dibattito della Giunta, che coralmente ha predisposto questa relazione delle attività quelle più emergenziali, riferite ovviamente all'infrastruttura e all'agricoltura, ma è mancata la visione dell'ambiente. L'assessore all'ambiente, di cui c'è una responsabilità in ordine soprattutto a quelli che sono gli interventi di controllo e di programmazione su un territorio fortemente antropizzato.